uno dei massimi esperti di spazio. Buonasera e grazie per essere qui con noi di nuovo. Buonasera, un piacere. È la prima italiana ad andare nello spazio, la prima europea ad essere stata al comando della Stazione Spaziale Internazionale. Allora, grazie per essere qui. Continuiamo idealmente i nostri viaggi nello spazio e iniziamo parlando della prossima tappa dell'esplorazione umana nello spazio, ovvero la Luna. Cioè, dove, secondo i progetti della NASA e dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, la missione Artemis 3 riporterà dopo più di 50 anni astronauti sulla Luna. E a questo proposito, la missione Artemis 2, che prevedeva quest'anno proprio il viaggio orbitale intorno alla Luna con a bordo 4 astronauti, bene, è stata rinviata. Cos'è successo? E quando è prevista? Intanto è prevista per l'anno prossimo, per l'autunno 2025, quindi non manca comunque molto. È successo che in seguito alla missione Artemis 1, dove è stata testata l'astronave che porterà gli astronauti attorno alla Luna, sono stati riscontrati alcuni problemi tecnici, in particolare con lo scudo termico di questa astronave. Lo scudo termico, bisogna ricordarsi che queste astronavi che ritornano dalla Luna ritornano con una grande velocità, 40.000 km all'ora, 11 km al secondo, e quando rientrano nell'atmosfera si riscaldano moltissimo, parliamo di 2.500-3.000 gradi, quindi la metà della temperatura sulla superficie del Sole, per intenderci, e non c'è un metallo che sopravvive a queste temperature intatto. E quindi queste astronavi hanno sempre uno scudo termico che le protegge. Questa in particolare è fatta di tante mattonelle, se vogliamo, tanti blocchi ablativi, vuol dire che si erodono, si sciolgono, si vaporizzano per portare via tutto questo calore. E questo processo si è svolto in questa missione Artemis 1 in maniera un po' diversa da quello che ci si aspettava, e quindi stanno controllando per essere certi che tutto andrà bene su Artemis 2. Questo rinvio però ci fa capire che si tratta di una missione molto complessa. Ora, quali sono le principali difficoltà per un viaggio verso la Luna? Potremmo parlare a lungo, ma ce n'è una fondamentale a cui magari a volte non si pensa, che è quella che per arrivare sulla Luna serve un razzo molto grande, un razzo molto potente. Questo perché? Perché quando io metto in orbita l'astronave che deve andare sulla Luna, non basta che io metta in orbita l'astronave, devo anche mettere in orbita tutto il propellente, il carburante, se vogliamo, la benzina che permette poi a questa astronave di arrivarci sulla Luna. Se noi parliamo della Stazione Spaziale Internazionale, dove sono stata io due volte, parliamo di una distanza di 400 chilometri. La Luna è mille volte più lontana, parliamo di quasi 400.000 chilometri, e quindi naturalmente hai bisogno di un razzo come quello che magari, no, ci ricordiamo dall'epoca di Apollo, il Saturno 5. Per tanti decenni un razzo così non ce l'abbiamo più avuto, semplicemente perché abbiamo deciso di non costruirlo, e adesso abbiamo questo grande razzo che si chiama SLS, che è quello che abbiamo utilizzato per questa prima missione di prova Artemis 1 e che utilizzeranno i miei quattro colleghi l'anno prossimo per Artemis 2. È incredibile, sembra quasi di parlare di fantascienza, però questa è la realtà. Allora, una volta nello spazio, dopo che questi grandi razzi si saranno staccati, gli astronauti viaggeranno a bordo di Orion, che è questo nuovo veicolo spaziale. Ora, quali sono le sue caratteristiche? Allora, intanto mi piace sempre ricordare che Orion ha due elementi fondamentali, diciamo la parte, chiamiamola pressurizzata, quella all'interno della quale c'è aria che gli astronauti possono respirare, quindi nella quale è possibile come esseri umani sopravvivere. E poi c'è il cosiddetto modulo di servizio, del quale siamo molto orgogliosi in Europa, perché si chiama proprio European Service Module, modulo di servizio europeo, perché lo forniamo noi, quindi siamo veramente una parte essenziale di questa astronave. Senza modulo di servizio non vai da nessuna parte. I motori sono sul modulo di servizio, questi motori che permettono al veicolo di manovrare, i grandi pannelli solari che generano circa 11 kW di alimentazione elettrica, ma anche l'ossigeno di cui hanno bisogno gli astronauti, tutto il sistema di distribuzione elettrica, di mantenimento della temperatura, dell'equilibrio termico, tutto questo è nel modulo di servizio europeo. Beh, quindi c'è anche una firma nostra in questo viaggio, questo ritorno sulla Luna. Orion però non atterrerà sul suolo lunare.
lascerà gli astronauti, pensate, diciamo una sorta di stazione intermedia, quello che è uno dei progetti più innovativi e ambiziosi di questa nuova missione lunare, è quello che è chiamato il Lunar Getaway, cioè una nuova base spaziale che stazionerà in orbita attorno alla Luna come se fosse una tappa intermedia prima di allunare. Ora, com'è fatta questa futura stazione spaziale? Allora, è come una piccola stazione spaziale internazionale, come la conosciamo, quindi è modulare, fatta di tanti moduli, uno attaccato all'altro, quindi verrà assemblata modulo per modulo. Il primo modulo che partirà avrà la parte propulsiva e di alimentazione elettrica. E la parte propulsiva è particolare perché è di due tipi, c'è la classica propulsione chimica, dove si bruciano dei propellenti, ma c'è anche una propulsione elettrica, quindi qualcosa di un pochino più innovativo che permetterà a questa stazione spaziale di manovrare da un'orbita all'altra attorno alla Luna. E in una fase successiva arriverà peraltro anche un modulo capace di rifornire questo modulo propulsivo, quindi tra virgolette quando finirà la benzina saremo in grado di rifare il pieno con un modulo anche questo fornito dall'Europa. Un modulo anche, credo che sarà molto amato dagli astronauti, perché sarà anche il modulo col quale arriveranno le finestre, le grandi finestre che permetteranno effettivamente di osservarla, la Luna. Prima di questo arriverà un altro più grande modulo, sempre fornito da ESA, dall'Europa, con capocommessa italiana, peraltro, che è la nostra Thalesa Alenia a Torino, che sarà il più grande modulo abitativo.